Raga, abbiamo provato a venire a vedere Palace. Il problema è che abbiamo avuto sfiga e non so se leggete, comunque c'è scritto che ha chiuso i battenti, cioè ha chiuso, diciamo, il negozio a partire dal 31 luglio. Oggi è il 1 agosto, quindi abbiamo avuto sfortuna. Riaprirà questo con la nuova collezione, quindi verso, credo, fine agosto, inizio settembre. Nel caso ritornerò, perché voglio anche acquistare qualcosa di questo brand. Giusto appunto, dopo essere passati da Palace, siamo venuti qua da Supreme per vedere se anche il negozio avesse chiuso i battenti fino a, ovviamente, agosto. E infatti è proprio così, il negozio è chiuso. Tra l'altro ho ricevuto una domanda stamani nei commenti su quando avrebbe chiuso il negozio. Ecco, chiude tipo il 31 luglio e riapre verso metà agosto. Ciao raga, come state? Spero bene. Sono attualmente sul mio letto e mi ritrovo a girare questo discorso. Non faccio tanti video discorsivi in quanto mi torna parecchio male, perché anche adesso sto reggendo la videocamera tramite la mia mano e quindi è molto una cosa fai da te. Ma come avrete già letto dal titolo e come avrete visto anche filmati prima, in questo video voglio fare anche una specie di vlog alternato al discorso, poiché stando aggiornato comunque con le news che accadono nel mondo moda, ho visto con i miei occhi, più ho letto l'articolo, dell'uscita la nuova collezione Fall Winter 17 di Supreme, che sarà disponibile nei negozi 2017. Quindi cos'è successo? Avete visto delle immagini in precedenza in cui ero fisicamente andata a vedere il negozio di Palace e il negozio di Supreme, ma li ho trovati chiusi tutti e due, questo il 1 agosto, cioè ieri. Andando però davanti ai negozi c'era in entrambi l'avviso sulla riapertura di ambedue a metà agosto, cioè i negozi hanno chiuso entrambi, sia Palace che Supreme, il 31 luglio e riapriranno a metà agosto, credo verso il 18 su per giù. Giusto appunto ieri ho visto sia su Exnovity che su NSS Mag uscire l'articolo riguardante la nuova collezione di Supreme. Ancora non vi sono grosse anticipazioni, ma proprio lo stesso Supreme New York ha pubblicato la prima, diciamo, felpa in collaborazione con l'artista Mark Gonzalez. Vi lascio la foto qua che Supreme e poi tutti gli altri mag hanno pubblicato e possiamo vedere sia la felpa sia parte anche dei pantaloni che sicuramente usciranno al momento della riapertura del negozio. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa vi aspettate da questa collezione, se provvedete ad acquistarla o se comunque vi può piacere, la attendete, eccetera eccetera, qualsiasi cosa. Personalmente aspetto la riapertura con ansia. Perché? Perché verso fine agosto voglio personalmente comprarmi delle cose all'interno del negozio, andrò quindi carico di budget. E in più, se riesco, vorrei comprare una maglietta o un qualche gadget da mettere in palio, ripeto, per voi, in una sorta di contest che spero di avviare e poi vi dirò mano a mano se riesco come partecipare e come fare a provarla a vincere. Tra l'altro stamani ero uscito a visitare Hyde Park e accanto c'era Harrods, solo che a un certo punto è iniziato a diluviare qua a Londra. Ah, in Italia ho chiamato mia madre stamani, mi hanno detto c'è tipo 35 gradi, bene, qua piove e quindi è iniziato a diluviare, sono dovuto scappare, il video di Harrods purtroppo non l'ho fatto, ve lo farò più avanti e ve lo caricherò come ho già fatto anche per gli altri vlog. Ma tornando al discorso, per ora non si hanno ulteriori news riguardo questa collaborazione né si hanno ulteriori immagini. Restate comunque aggiornati sulla pagina sia Instagram di Supreme sia ovviamente sul sito online, che stanno mano a mano aggiornando. Io credo che non farò più video discorsivi fino al mio ritorno, ovviamente a metà settembre, ma questo video volevo farlo perché appunto è un'eccezione che mi fa veramente piacere. Ah, non faccio nemmeno tanti video discorsivi, anche perché vivo con dei coinquilini e quindi capirete che è un po' disagiante la situazione. In più c'ho il lavoro che mi prende tanto spazio, perché lavoro veramente dall'ora di pranzo fino alla sera eccetera eccetera, ma quello mi durerà fino a metà agosto e dopodiché potrò godermi una sorta di 3 settimane libere a Londra. Quindi ragazzi, seppur breve, questo video vuole essere una sorta di annuncio della cosa, che spero si potrà evolvere in maniera veramente interessante. Una domanda che volevo farvi, perché non riesco a trovare una risposta da nessuno qua a Londra: al momento della riapertura del negozio, quindi al lancio della nuova collezione, mi consigliate di provare ad andarci tanto tempo prima dell'apertura del negozio, oppure riesco comunque ad acquistare
andando, che ne so, alle 8 lì a far la coda, sapendo che il negozio apre sempre alle 11 di mattina. Magari qualcuno di voi ha già acquistato un drop di giovedì mattina qua e sa appunto come funziona qua a Londra, intendo, e quindi sarei grato se me lo faceste sapere nei commenti. Spero che la domanda sia stata abbastanza chiara, cioè se io voglio acquistare giovedì mattina mi devo presentare il mercoledì e dormirci lì, oppure va bene anche se mi presento il giovedì mattina. Questo è il sunto. Detto questo, vi lascio un video che è praticamente quello ufficiale di Supreme, che sta preparando il negozio a mo' della nuova collaborazione. Noi ci vediamo sicuramente a un prossimo video. Lasciate like, iscrivetevi, commentate. Ciao raga!